Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuta Presidente Laura Boldrini. Buonasera. Presidente della Camera. E buonasera Sandrine Mezetier, Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale Francese. Buonasera. E buonasera Luca Lopresti, fondatore e Presidente della Onlus Pangea, che si occupa delle donne. Voi cercate di aiutare le donne in difficoltà in diversi paesi del mondo. Presidente Boldrini, comincio con lei, perché secondo domani è l'8 marzo. Le chiedo, perché dobbiamo ostinarci a celebrare la festa delle donne? Per far vendere le mimose? Allora, è una delle poche volte in cui mettiamo le donne al centro, almeno teniamoci l'8 marzo, perché veramente le donne fanno tanto e poco viene loro riconosciuto. Poi ci sono tanti modi per parlare dell'8 marzo, no? Per esempio noi domani a Montecitorio faremo una giornata di Montecitorio a porte aperte dove useremo l'ironia per celebrare l'8 marzo, ci prenderemo in giro e ci sarà appunto la bravissima Gabriella Germani, che è un'imitatrice veramente strepitosa, che verrà a Montecitorio e farà anche l'imitazione di alcune di noi. Quindi lo faremo con ironia, con allegria, perché accanto ai problemi poi ci sono tante altre cose che invece vanno valorizzate e poi c'è anche un po' di sana allegria che non guasta. Che non guasta, no? Che non guasta mai. Madame la Presidente, lei ha avuto un momento, chiamiamolo, di allegria, ma forse neanche tanto, a proposito di maschi e femmine, no? È stata protagonista di un episodio abbastanza clamoroso. Guardiamolo. Merci madame. J'en profite en introduction puisque vous m'avez... Non, madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé? Non. Alors... Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est madame la présidente... Voilà. J'utilise les termes de l'Académie française. Il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président. Avec inscription au procès verbal, vous aurez été prévenu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que la Madame la Présidente, c'est la femme du Président. Et non, Madame mais le règlement de l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Mais si vous montrez que dans le règlement donc, de l'Assemblée, inscription... vous savez qu'il nous partage et je considère que c'est un problème... Honnêtement, extrêmement, enfin, vous voulez le politiser, mais c'est purement de la grammaire française. Non, je ne politise rien du tout. Soit vous avez du respect sur la présidence de séance, de soit vous n'en avez pas, et là, il y a un problème. Mais je crois qu'on voilà, peut le règlement de notre assemblée est à portée de main, vous pouvez le demander là, si vous n'avez pas en permanence avec vous, vous le lisez et vous verrez. Allora, Madame la Présidente, in realtà questo diverbio è finito con una multa. Perché lei ha il potere di sanzionare con una multa di quasi 1.400 euro i deputati del Parlamento. E, diciamo, una sanzione perché la chiamano Presidente al maschile? Signor Presidente, l'hanno chiamata al maschile. Ma in realtà è anche perché c'è stata una mancanza di rispetto qui. Non avrebbero mancato di rispetto nei confronti di un uomo e io ritengo che il regolamento per tutti è un regolamento che deve essere applicato da parte di tutti e questo giovane deputato effettivamente aveva già avuto con me uno scambio. Non vuole chiamare le ministre donne signora ministro oppure le presidente di sessione signora presidente. Qualche mese prima, ad esempio, con umorismo, io l'avevo chiamato signor deputata, monsieur la députée in francese, ma l'umorismo non ha funzionato. Allora, questa volta ho deciso di essere severa. E quindi l'avete multato. Presidente Boldrini, ma non è esagerato dare una multa di quasi 1.400 euro per non aver rispettato formalmente il genere? Diciamo, per me non sarebbe esagerato, no? Scherzo, per carità, sto scherzando. No, penso che sì, questo sia un modo quando il regolamento lo permette. Nel nostro caso in Italia io... mi sono sentita di dare un segnale comunque su questo ambito della... Perché lei per esempio non lo potrebbe fare, no? No, perché noi abbiamo un altro sistema, però quello che io ho deciso di fare, giusto perché appunto ritengo che avere così tante donne nel Parlamento implica anche oggi, in questa legislatura, una responsabilità aggiuntiva, io ho deciso di scrivere
appunto di dare degli indirizzi a tutti i deputati e le deputate dicendo che appunto è importante riconoscere il genere delle persone che prendono la parola e quando ci si rivolge a chi ha un ruolo e ha anche un genere femminile si deve adottare una regola molto semplice che è stabilita anche dall'Accademia della Crusca, cioè declinare al femminile. E allo stesso tempo ho chiesto alla segretaria generale della Camera di fare in modo che negli atti, nei resoconti parlamentari, ci sia attenzione al genere della carica della persona a cui si riferisce, perché questo penso che sia basilare. Un inizio importante nell'introdurre anche negli organi costituzionali e nella pubblica amministrazione il fatto semplice che appunto sempre più donne svolgono dei ruoli per cui storicamente magari non c'erano donne, oggi sono rivestiti anche da donne e allora quegli incarichi e quei ruoli devono essere declinati al femminile. Ma lei vorrebbe avere anche il potere di poter dare una multa come la sua collega francese? Ma io penso che intanto questo significherebbe cambiare il regolamento, no? E quindi questo è un iter più lungo. Io intanto ho iniziato con moral suasion, cioè mandando... Però le piacerebbe? Vabbè, adesso sarebbe necessario? No, spero che non si debba arrivare a questo. Spero che non si debba arrivare a questo. Confido nella capacità di comprensione dei deputati e delle deputate, perché penso che riconoscere il genere sia proprio il minimo sindacale di rispetto che si deve alla donna. Lopresti, la discriminazione parte dalle parole o ci sono questioni più urgenti per farsi rispettare? Parte dall'educazione al rispetto. L'ho sentito ripetere questo termine che io spesso sottolineo. Guarda, io ho un bambino di 7 anni al quale cerco così di essere unicamente di buon esempio, ma nel mio piccolo. E un giorno, proprio sentendomi fare un'intervista al telefono, tra l'altro mi ha sgridato perché guidavo, quindi ero di pessimo esempio, ma mi ha chiesto cosa fossero le violazioni dei diritti umani del quale io facevo cenno. E allora, dovendolo spiegare a lui perché capisse, gli ho unicamente detto che ogni singola violazione del diritto umano è una grande mancanza di rispetto. Per cui è proprio questa la male educazione che abbiamo noi maschi e in generale, per cui da dove si debba partire è difficile creare un punto d'inizio, ma certo è che è assurdo dover pretendere, doversi imporre attraverso una sanzione perché si porti rispetto al ruolo istituzionale, al ruolo sociale o all'essere persona nel suo genere totalmente corrisposto dagli altri, che sia uomo, donna, omosessuale, eterosessuale e via discorrendo. Senta Lopresti, lei ha fondato la Pangea, no? Questa Onlus. Cosa fa la sua organizzazione concretamente per aiutare le donne? Ma allora, intanto parte da un presupposto che la violazione è dei diritti umani, e questo l'ho citato poc'anzi, e quindi non una discriminazione iniziale dal genere anche della violazione, cioè c'è un'intera parte di genere umano, che è quello femminile, che in tutti i paesi del mondo viene violata nel suo diritto ad esistere in eguaglianza unicamente perché è nato di genere femminile, e questa è una cosa che dovrebbe disturbare chiunque. Non vi faccio sorridere, non è una battuta, quando vi dico che c'è ancora chi mi chiede come mai un uomo si occupa di diritti delle donne, no? Cioè, e spesso e volentieri me lo chiedono le donne, che è una cosa veramente allucinante. Io rispondo con una battuta del tipo che il presidente del WWF non è un panda, cioè non è che ci si occupa solo di noi stessi, questo è quanto. Però Pangea cerca di dare una mano nella semplicità delle mie risposte, cioè nella semplicità di riuscire a farsi comprendere che occorre vivere in un mondo insieme, in un mondo in relazione, poi applicando delle tecniche molto pratiche, molto pragmatiche, tipo quelle del microcredito, la microfinanza, in diverse parti nel mondo, a partire dall'Afghanistan, e quindi anche in zone dove le donne sono disconosciute quasi per legge, no? Ecco, per arrivare all'Italia, dove applichiamo diverse formule di aiuto per quello che è la violenza domestica e la violenza assistita. Presidente Boldrini, Lopresti dice che manca un referente politico istituzionale in Italia e mancano anche le leggi adeguate per tutelare davvero le donne. Allora, Lopresti ha parlato appunto di diritti umani. La buona notizia è che di fatto il primo atto
legislativo di questo Parlamento è stata l'approvazione della Convenzione di Istanbul, che infatti stabilisce per la prima volta nella storia che la violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani fondamentali. E questo è un passaggio determinante e anche richiede agli Stati che sottoscrivono tutta una serie di azioni per prevenire la violenza e per poi aiutare la vittima di violenza. Quindi il tema dei diritti umani, diciamo, è un tema che è centrale in questo, e il fatto che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani vuol dire che è una cosa pubblica, non è un fatto privato da gestire all'interno delle mura domestiche, e lo Stato se ne deve occupare, perché una donna che è maltrattata costa, oltre a essere eticamente inaccettabile, ma una donna maltrattata avrà bisogno dell'assistenza psicologica, dell'assistenza medica, dell'assistenza legale, non andrà nel posto di lavoro, non riuscirà a fare una vita normale, no? E quindi quella donna costerà alla società. Allora, la violenza domestica deve essere centrale, io penso. Ma quindi da dove dovremmo incominciare? Noi in Italia, appunto, abbiamo approvato la Convenzione di Istanbul. Ora c'è la consigliera delegata del Presidente del Consiglio, l'onorevole Martelli, Giovanna Martelli, che appunto sta mettendo appunto questo piano antiviolenza, che assorbe anche quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul e ha come obiettivo quello di destinare anche risorse alle case rifugio, alle strutture che si occupano delle donne che subiscono violenza. Quindi diciamo che non c'è una ministra o un ministro che si occupa di pari opportunità, c'è una figura, diciamo, di raccordo, che è una deputata, che sta adesso per mettere in atto, per lanciare anche questo piano antiviolenza, che secondo me sarà un passaggio determinante, perché questo vorrà dire che la Convenzione di Istanbul, no, viene poi messa in atto, quindi non rimane sulla carta. Presidente Masettier, io le do la parola subito dopo la pubblicità, perché in molti pensano che la Francia sia meglio attrezzata dell'Italia rispetto alla tutela delle donne. Poi lei ce lo spiegherà. Pubblicità. Allora, Madame la Presidente, la Francia è meglio attrezzata sul fronte anche legislativo nella tutela delle donne? Vede, c'è la legge e poi c'è l'applicazione della legge. In Francia, dal 1974, c'è l'uguaglianza per quanto riguarda il salario tra gli uomini e le donne a livello di legge, cioè nel codice del lavoro. Oggi c'è ancora più di 25% di scarto salariale tra gli uomini e le donne, 10% per quanto riguarda i vertici. E quindi che significa? Che ci devono essere delle leggi, bisogna votare delle leggi, ma poi bisogna anche battersi giorno dopo giorno perché queste leggi siano applicate. E quindi si può sempre progredire in questo senso. Per quanto riguarda la violenza domestica, le cui vittime sono le donne, in Francia ogni 3 giorni una donna muore a causa delle violenze perpetrate da un membro della famiglia, di solito il marito. Quindi bisogna mobilitarsi in questo senso, fortemente. Tutte le battaglie devono essere condotte insieme, quella per l'uguaglianza dei salari, quella per la violenza domestica contro le donne e anche quella dell'apparizione delle donne nello spazio pubblico e del rifiuto delle discriminazioni. Tutte queste cose vanno insieme. La lotta contro gli stereotipi anche deve essere portata avanti, perché è proprio a partire da quello che fa il Signore, quindi a partire da lottare contro gli stereotipi che trasmettiamo ai nostri stessi figli, a partire dalla riproduzione delle disuguaglianze che trasmettiamo a volte anche inconsciamente con i nostri comportamenti. Ebbene, bisogna partire da qui se vogliamo veramente garantire l'uguaglianza e il rispetto di tutti quanti, uomini e donne. Se posso, voglio solo, le do subito la parola, sì. Presidente, vorrei però anche aggiungere una domanda per entrambe e anche per Lopresti. Le giovani generazioni, maschi e femmine,
sono interessati a questo genere di questioni? Si rendono conto del lavoro che c'è ancora da fare? Secondo me si renderanno conto sempre di più quando si avvicineranno al mondo del lavoro, quando tenteranno di entrare nel mondo del lavoro, la discriminazione che c'è. Perché le ragazze sono più penalizzate. In Italia, anche in Italia, solo in Italia il 47% delle donne lavora. È una delle percentuali più basse di tutta Europa. Dunque, quando mi si dice, no, vale la pena di parlare delle donne, direi proprio di sì. Perché anche Christine Lagarde, che non è proprio una, come dire, una donna... Presidente del Fondo Monetario Internazionale. È la Presidente del Fondo Monetario Internazionale. Ultimamente, a seguito di una ricerca molto approfondita fatta dal Fondo Monetario, ha messo in evidenza come ci sia quasi un atteggiamento appunto ostile verso la donna nel mondo del lavoro. E ha anche quantizzato questo il Fondo Monetario Internazionale. Di media c'è un 15% di PIL in meno perché le donne non vengono, non viene loro consentito un facile accesso nel mondo del lavoro. E in Italia in particolare, proprio questo è lo scarto, del 15%, cioè noi perdiamo il 15% potenziale di PIL perché solo il 47% delle nostre donne lavora. Questo trovo che sia veramente una cosa grave. Che non può essere sottovalutata e dovrebbe essere all'attenzione di tutti. In Francia le giovani generazioni sono interessate, Presidente? Sì, perché, come dicono gli americani, c'è un ritorno indietro, un backlash, ci sono dei diritti che sembravano acquisiti, c'è una situazione di uguaglianza di diritti che sembrava essere acquisita, ma che invece progressivamente è sempre più erosa. Non è un caso che questo giovane deputato abbia rifiutato di dire signora Presidente, perché? Perché incarna una sorta di ritorno indietro, una sorta di ritorno del conservatorismo, una sorta di rimessa in discussione di questa lotta per l'uguaglianza. Quindi le giovani donne purtroppo scoprono con stupore talvolta che il mondo dell'uguaglianza che gli era stato promesso in realtà non è come lo immaginavano. Adesso però ho un po' di speranza perché ci sono anche molti giovani uomini che hanno deciso di rivendicare il loro ruolo di padre, ad esempio, il fatto di volere del tempo da dedicare ai figli. E quindi di condividere i ruoli in modo equo nella sfera privata ma anche nella sfera pubblica. Però ecco, l'uguaglianza passa attraverso queste due sfere. Lopresti, lei è all'avanguardia in questo senso e comunque bisogna sempre ricordarsi che nessun diritto è per sempre e che bisogna, soprattutto per i diritti delle donne, io trovo, insomma, bisogna battersi sempre, mai dimenticarsene. Ma quanto è vero, questa è proprio una frase che io mi ripeto ogni giorno e la ripeto a chi che sia. Però lei prima mi ha chiesto che cosa fa Pangea, no? Pangea cammina per le strade, da Kabul a Caserta con le stesse scarpe e con la stessa voglia di osservare, capire, ad ascoltare. Allora, i giovani hanno attenzione, i giovani desiderano. Non so, io non so dire se i giovani desiderano, però ecco, i giovani sono alla ricerca di un'affermazione della propria identità. E quando i protocolli, gli esempi e così la praticità dell'esistere insieme agli altri pretende che un maschio si comporti in determinate maniere e viene insegnato lui che un maschio non fa questo, non fa quello, non piange, non lava i piatti, non aiuta in casa, non dà le carezze, non dice ti amo, non dice quelle cose che invece sono normali per le donne. Ecco, se questi concetti non smettiamo di farli passare come un protocollo, non si tratta di giovani generazioni che hanno desiderio di cambiare o non desiderio di cambiare, ma sta a noi. Non voglio riaddossare la responsabilità sempre ai genitori, però è la famiglia il nucleo del cambiamento. Mio padre, che è un uomo, ero purtroppo è morto l'anno scorso, ma siciliano, mi diceva, ma chi è che ha i muscoli, gli uomini o le donne? Io dicevo, gli uomini, ecco, allora lava i pavimenti che la mamma fa fatica. Cioè c'erano delle frasi fantastico. Semplici che però insegnano dei protocolli. Cioè se io ero in una mensa aziendale qualche giorno fa,
e parlavo di questa cosa e c'erano dei magazzinieri oltre che delle signore che mi ascoltavano. Ero veramente felice che c'erano dei magazzinieri, uomini grandi e grossi. Ce n'era addirittura uno che secondo me spostava i bancali senza bisogno del muletto, quanto era grande. Allora io mi sono girato, da quanta attenzione mi dava, gli ho detto che gli volevo bene. L'ho guardato, gli ho detto, guarda, io ti voglio bene, ma come ti chiami? Perché gli portavo stima per come avevamo uno scambio empatico io e lui. E tutte le signore si sono messe a ridere, no? Allora, se due ragazze se lo dicono, è tenero. Certo. Se due uomini se lo dicono, si rientra nello stereotipo. Certo. Ma siamo noi genitori che insegniamo a un bambino che non può piangere. Ecco. Perché un bambino non può piangere? Perché gli diciamo non piangere, cosa sei, una femminuccia? Ma perché non può piangere? I maschi non hanno fatto le ghiandole lacrimali. E questo è il cambiamento che i giovani devono seguire, sentirsi uomini, sentirsi maschi, sentirsi forti perché danno una carezza, perché abbracciano e sono capaci di una tenerezza senza doversi vergognare di farlo perché sono maschi. Ma ecco, tutto questo insegnamento, e mi taccio, perdonatemi, lo passano in primo luogo le mamme che devono insegnare questo ai loro figli, perché purtroppo, io anche ho cresciuto mio figlio e cerco di passarci più tempo possibile, però purtroppo nella media statistica la maggior parte del tempo quei bambini la passano le mamme, certo. E quindi è questo messaggio che deve interessare. Passare. Ecco, lei ha parlato di stereotipi anche voi prima, no? Perché di stereotipi ce ne sono ancora moltissimi, come sappiamo, sulle donne, e un modo per veicolarli alla grande è la pubblicità, come ci spiega Paolo Pagliaro. Si chiama prova di commutazione ed è un giochino che possiamo fare anche quando osserviamo una pubblicità. Consiste nel sostituire la donna con un uomo. Il risultato sarà che quest'ultimo sembra sempre un cretino. Il 13% delle donne rappresentate dalla pubblicità è sessualmente disponibile, come risulta dall'espressione del volto e dal linguaggio del corpo. Non c'è niente di male ad essere disponibili sessualmente, ma non risulta che nella vita reale questa generosità sia solo femminile. Un altro 20% delle donne è rappresentato come una grechina, quei ghirigori con cui le maestre di una volta ci facevano incorniciare i compiti e i disegni. Grechina è dunque una bellezza decorativa che con le proprie grazie riempie un vuoto solitamente di idee. Non c'è quasi traccia nella pubblicità di decorazioni maschili, grechini. È molto diffusa anche la donna manichino, che si caratterizza per una certa fissità espressiva, esasperata dal trucco e dal frequente ricorso a Photoshop. Pressoché inesistente qualunque propensione al movimento. Su 100 campagne che rappresentano donne, 7 le propongono così. A queste si aggiungono le cosiddette emotive, il cui linguaggio non verbale esprime un'età mentale imprigionata nella prima adolescenza. In poche parole, delle garrule disadattate, il che contrasta un po' col fatto che da oltre 20 anni le donne italiane si laureano più degli uomini, in meno tempo e meglio. Ha fatto le pulci al sessismo della pubblicità italiana un'indagine capillare condotta da Massimo Guastini per l'Art Directors Club italiano. La conclusione è che la rappresentazione della donna è complessivamente scorretta, non è veritiera e non rispecchia la società. La faccenda non è priva di conseguenze, perché come ricorda Pasquale Barbella, grande pubblicitario, nel momento in cui un inserzionista qualsiasi compra spazi sui giornali, sui muri, sugli schermi, alla radio o altrove, diventa anche diffusore di idee, commentatore, opinionista, istruttore, propagandista, divulgatore di principi e di visioni del mondo. Presidente Boldrini, perché la pubblicità in Italia è ancora così maschilista? Perché poi alla fine la bellezza, soprattutto femminile, fa vendere di più? Perché? Beh, evidentemente è così, evidentemente anche perché ci sono imprese che non vogliono collaborare anche all'avanzamento della nostra società, si tirano fuori, quando sarebbe bellissimo invece che fossero parte di questa evoluzione. Fa strano e a me dà anche molto fastidio vedere come le multinazionali a volte fanno una pubblicità per alcuni paesi, no? E una diversa in Italia, dove chiaramente viene invece usato il corpo della donna. Questo significa che la pubblicità viene carata secondo quello che si richiede, si ritiene sia
come dire, capace di far vendere, e dunque nel nostro paese purtroppo questo è stato per molti anni il corpo della donna come volano, no, per promuovere qualsiasi prodotto, dalle automobili ai computer allo yogurt. Però c'è anche da dire una cosa, che le cose insomma non sono fisse, la pubblicità cambia, anche nel nostro paese si sta evolvendo e c'è molta più ironia. Noi alla Camera abbiamo invitato appunto 2 giorni fa a delle grandi multinazionali che fanno delle campagne assolutamente diverse, ironiche, dove ad esempio, no, lo stereotipo di, si dice, non so, i bambini dicono, ah, prendono in giro gli altri, corri come una ragazzina, come una signorina. Corri come una signorina vuol dire non sai correre, no? Oppure getti la palla come una signorina. Ecco, ci sono degli spot che fanno vedere che questi sono luoghi comuni assolutamente desueti, perché quando poi le ragazzine invece corrono, corrono benissimo e gettano la palla benissimo. Dei, quindi dei ragazzi. Sono degli spot che ridicolizzano appunto il vecchio stereotipo e fanno vedere come la realtà è totalmente diversa. Dunque, a dire che ci sono queste multinazionali che oggi hanno capito che con ironia si vende di più e dunque stanno abbandonando i vecchi stereotipi. È successo già in Francia questo, Presidente? Sì, abbiamo lo stesso problema. In realtà le multinazionali comunicano allo stesso modo e utilizzano il corpo delle donne come un oggetto e lo valorizzano come un accessorio. Questo crea scandalo comunque regolarmente, perché per vendere un'automobile perché bisogna mostrare una donna nuda? Però oggi effettivamente le multinazionali, come è giustamente stato detto, anche nell'ambito degli scambi che abbiamo avuto grazie alla Presidente Boldrini, le multinazionali, dicevo, stanno attenti anche alla collera che possono provocare. L'uguaglianza uomo-donna professionalmente è qualcosa di positivo per l'economia, ma è qualcosa di positivo anche per la demografia. Allo stesso modo è una cosa positiva per il fatturato delle multinazionali. Quindi a volte è pericoloso utilizzare troppo questi stereotipi, perché si rischia di alienarsi una clientela che alla fine risulta scioccata da quest'uso gratuito della nudità e del corpo femminile utilizzato come un oggetto. Quindi bisogna reagire. Quindi, ecco, tutto è collegato, il linguaggio in cui non si riconosce alla donna, no? Il suo ruolo certo. Femminile. Lo sfruttamento dell'immagine è così poco rispondente alla realtà. E qui non si riconoscono più neanche gli uomini che non quelli che stanno a casa sul divano con le pantofole. No, perché lo stereotipo non grazia nessuno. Esatto. No, non sono solo così. Anche gli uomini sono imbrigliati, no, ingabbiati in quello stereotipo, come diceva Lopresti prima, no, che il duro, che non deve chiedere mai, è sempre un pezzo di marmo. Ma dove sono gli uomini così? Per fortuna, insomma, non li conosciamo. È un'altra cosa la vita, la realtà. Bella domanda, dove sono? Senta, Presidente Boldrini, Renzi ha fatto fare un passo avanti, no, alla politica italiana, mettendo, formando un governo per metà di donne. È stata una scelta secondo me molto apprezzabile, perché sicuramente ha dato un segnale di dare alle donne spazio alla stessa misura che agli uomini, fare un governo metà e metà. Devo anche aggiungere che anche alla Camera siamo adesso a una prima volta, non è mai accaduto nella storia della Repubblica che il 30% dei deputati siano donne, è la prima legislatura, quindi anche per noi è una bella soddisfazione. Per questo noi in questa legislatura abbiamo una responsabilità in più di lasciare concretamente un segno, perché per la prima volta tante donne sono a Montecitorio. Madame la Presidente, voi quante deputate avete all'Assemblea Nazionale e al Governo? Meno, 27% neanche. E questo è il dato più elevato di tutta la storia. Però sì, c'è molta resistenza in Francia per quanto riguarda l'uguaglianza uomo-donna. Abbiamo un governo paritario non soltanto dal punto di vista di uomini e donne, ci sono stesso numero di uomini e donne al governo, però la parità qualitativa per quanto riguarda le responsabilità esercitate dalle donne non c'è. Talvolta bisogna dire che l'uguaglianza quantitativa maschera, nasconde una disuguaglianza qualitativa, quindi ecco, come con il Presidente Renzi nel governo di Manuel Valls in Francia abbiamo stesso numero di uomini e donne
però con diversità. E sappiamo che anche il presidente Hollande è sensibile alla questione femminile. Alla questione dell'uguaglianza, perché è un uomo di sinistra. E poi gli piacciono le donne, in generale. Oui, oui. Sì, 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 anch'io amo gli uomini. Buona questa. Molto diplomatica. Siamo in chiusura, lo presti. Fino al 19 marzo la sua fondazione Pangea raccoglierà fondi per una campagna contro la violenza domestica. A che cosa serviranno i soldi che raccoglierete? Ecco, la Presidente Boldrini ha detto bene, cioè la Convenzione di Istanbul e le leggi che sta portando... Scusi, la interrompo solo un attimo, vedo che adesso abbiamo inquadrato sì. Tutto schermo il numero 45591 che potete chiamare sia da rete fissa che da rete mobile, per inviando un SMS potete donare un euro o due euro o da 2 a 5 euro, quindi se volete aiutare questa fondazione Pangea... che cerca di dare una mano alle donne. Non tanto noi, perché noi non tratterremo un centesimo da questa campagna di raccolta fondi, ma dedicheremo l'intero ricavato a 5 centri antiviolenza del Sud Italia che sono a rischio chiusura. Alcuni sono veramente gli unici dell'intera regione e abbiamo solamente raccolto un appello, una mano tesa l'abbiamo stretta perché questi centri non chiudano. La Presidente Boldrini, che stimo, perché grazie a lei la Convenzione di Istanbul è stata approvata e anche noi ci abbiamo lavorato, e le cose da fare sono ancora tanti, sta portando avanti tante belle leggi per la modifica della tutela delle donne in Italia, per la sovvenzione dei centri, l'ha detto poc'anzi. Non ci vogliamo, come Fondazione Pangea, sostituire allo Stato, ben inteso, ma in attesa che tutto questo diventi realtà, è bene che i centri antiviolenza non chiudano, perché sono l'unico aggancio concreto, reale, quotidiano che le donne hanno per essere accompagnate fuori dalla violenza. Per cui è un numero di SMS, quello che avete mostrato, il 45591, che se fatto un euro per davvero può cambiare la vita a tante donne, perché tutto questo, lo ripeto, Pangea non tratterà un centesimo, verrà suddiviso per 5 centri antiviolenza del Sud Italia. Grazie. Mettete di nuovo per favore in onda tutto schermo il numero 45591. Se volete dare un contributo potete chiamare da rete fissa o rete mobile e inviare un SMS. Grazie Lopresti, grazie Presidente Boldrini, grazie Presidente Madame la Présidente Mazetier, e buon lavoro naturalmente a tutti quanti. Grazie spettatrici e spettatori, siccome domani è l'8 marzo, buon 8 marzo a tutti, maschi e femmine. Arrivederci.